La cerimonia, densa di commozione ma rigorosa nella procedura richiesta, ebbe inizio alle ore 19. Vi partecipano le autorità religiose delegate dal Papa, quelle dell'intero ordine francescano, i membri della commissione scientifica ai quali era affidato l'esame delle reliquie e circa 200 frati. Viene letta la lettera del Papa Giovanni Paolo II che autorizzava la ricognizione e ne additava le motivazioni. Constatare lo stato di conservazione di resti del corpo del santo dopo 750 anni dalla sua morte. Apprestare eventuali interventi per garantirne una più sicura conservazione. Esaminarli con moderni metodi scientifici. Infine, essere riposti esattamente nel luogo dove hanno riposato finora. Terminate le prescrizioni giuridiche preliminari, si arriva al momento culminante dell'estrazione delle reliquie del santo dall'altare. L'attesa è trepidante, quasi spasmodica. Tutti gli occhi sono fissi sul lavoro degli operai che stanno aprendo la tomba. I colpi di martello risuonano nel silenzio assoluto. Viene trovata ed estratta un'antica lastra di marmo. Essa porta incisa in latino le date principali della vita del santo e quella riguardante la prima ricognizione nel lontano 1263. Aperto il loculo, i presenti si accostano per osservare il luogo dove riposano da secoli le reliquie. Compare la bara, avvolta in un drappo giallo. Il lungo incontenibile applauso rompe l'emozione che attanaglia tutti. Deposta ai piedi dell'altare, viene aperta con cura e al suo interno si trova, del tutto in attesa, una seconda cassa più piccola. Altra attesa struggente che pare non terminare mai. Molta fu la meraviglia nel constatare che in due comparti della cassa si trovavano degli involti che, aperti in seguito, rivelarono il loro prezioso contenuto. Il saio ripiegato con il quale era stato vestito il santo al momento della sepoltura e tutti i resti organici rinvenuti al tempo della ricognizione del 1263, quali capelli, denti, parte della cute. Le ossa appaiono agli occhi dei presenti.
il teschio, campeggia in mezzo ai resti del santo, quasi egli volesse mostrare il suo volto in un saluto che viene dal fondo dei secoli. La commozione è al massimo. Sembra tangibilmente di trovarsi a contatto immediato con il grande confratello morto tanti secoli fa. Il tempo pare cancellato.